i rubinetti d'oro. Ciao Mariella. La cameriera sta di là, JR sta di là. E qua chi c'è? Senti, che ha occupato il bagno? Eh no, perché se è chiuso dentro vuol dire che... Ah, c'è il boyfriend. Ciao vecchio. Un'altra volta, l'ho detto mille volte di non chiamarmi vecchio perché mi fai cazzare, va bene? Ah. Non è l'età che conta. Ma che fa la tua generazione? Chi siete? Che volete? Ma perché tu chi sei? Che vuoi tu? Io sono nichilista. No, tu sei casinista. E la prossima... E la prossima volta che vieni dentro al bagno di mia figlia, mi dici che... Permessa, capito? Tiè, tiè, Zagara. Oh! Vuoi dire qualcosa, scusa? Meglio sorvolare. Però no, avverti di che sinistra, che vanno in chilico che questo bagno, che ci vuole l'acido borietico. Forse è solo un topo. Non ti espone. Ma se è un topo, si espone lui, io lo ammazzo, se è un topo. Questo mi sta sulla punta della sola, capè, sulla punta. Antipate. No, è un topo, è un ladro, questo è un ladro. Senti, non ci fare del male, che ti diamo tutti i soldi, ti diamo. Salve, sono Carluccio. Disgraziato maledetto, tu sei. Ti sei vestito da tacchino. Ho fatto il grande salto, uomo. Te lo faccio fare io il salto, ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato. Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua? Eh? Io, glielo date io le chiavi, va bene? Stai buono. Senti papà, tu hai fatto di questa casa una prigione. Se Carluccio vuole venirmi a trovare non deve chiedere permesso a nessuno. E allora pare zitto, basta, silenzio, non ti frega, ciao. Andiamo. Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto. Obsoleto mi ha detto a me. Sì, obsoleto. L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me. Continuamente meglio ti spezzo la carotide, maledetto disgraziato, scottico vivo. Obsoleto. Vieni via, vai. Che ciò significa obsoleto? È ritornato signorino Carluccio! E la pace scenda sul desco dei giusti! Sei tornato Carluccio! Sembra Carluccio. Il ritorno di Garcia Mineiro! No, il ritorno di Godzilla, rapeto a zero! Jenny! Sì, signor! Direi piuttosto il ritorno del figlio al prodigo. Signor Mondo, a non perdere una ragazza così ha avuto buon gusto. Ah, sono e anche Bonneso, ha sentito l'odore della pappatoia, è vero Bonzo? Ancora papà! Dove sei stato, amore mio? A Katmandu? No, a Frascati. Ah. È lì che sembri a te l'hanno tosato a zero. Lì c'è una confraternita indiana. Strano, però. Parlavo di lui e... Oh, mio Dio. Ti senti male, cara? Beh, mi è scoppiata una tremenda emicrania. Tesoro, ho un toccasana per emicrania eccezionale. Grazie. No, lasci che il misterioso Oriente le venga in aiuto, signora. Che cos'è? Un rimedio sovrano. Ah, rimedio sovrano è roba sì, di bonzi certo. Giapponesi. Vabbè, insomma, ho capito. Beh, deve essere buono perché sei sì, bambacione sì. Di queste cose, l'intendo, i bonzi. Beh, mettiamolo nell'acqua. Proviamolo. Ma mettiamolo tutto, non è che può far male. Oh, scusatemi, mi è preso come un colpo di sonno. Bene, bene. Parlavamo.